Ciao a tutti, bacione nome della vostra amica. Sì, sono qua con una scatolina. Ho tolto l'indirizzo, scusate, l'ho strappato. Così, è arrivata molto ben confezionata, molto ben imballata. E il sito in questione è The Washi Tape Shop. Link sotto nell'info box. E poi c'è anche il codice sconto con l'amica 10, il codice sconto del 10%. E questo qua, appunto, vende tutti i washi tape fatti in una maniera stupendamente a mano. Fatte tutte una cosa un po'... È... una cosa meravigliosa, hanno un mondo di colori, di washi tape stupendi, uno più bello dell'altro, e niente, io li ringrazio per questa opportunità che mi hanno dato, e mi hanno mandato appunto un bel po' di washettini qua dentro, che adesso andiamo subito a togliere, super mega imballati, bellissimi. Adesso vado a togliere tutto il sacchettino, così, e... Mamma, come si presentano anche bene nella velina in carta, fantastici. Allora aspettate, vedete qua, The Washi Tape Shop, c'è scritto bene qua, e qua su ogni, oh bello questo, dovrebbe essere appunto il disegno di quello che è il washi, con tutti, ah bene, per le mie decorazioni, fantastici. E poi, ma che meraviglia, oh che carini, voilà, e voilà. E voilà, no, guardate come sono belli. Allora, adesso non so da quale iniziare. Adesso ve li faccio vedere. Cioè, no, guardate che fan. È perfino peccato aprirli perché sono. Si presenta in una maniera incredibile, bellissimo. Cioè, fantastico. E poi per le mia. Per la mia super midorona qua. Andrò subito a decorarci qualcosa. Poi vi farò un video che vi farò vedere appunto dove li uso. E adesso vabbè, andiamo a aprire il primo, che è questo. Io volevo cercare sinceramente. Poi sono sigillati benissimo, impacchettati stupendamente. Io non volevo salvare anche questo. Se riesco a salvare questi, che poi io li uso, li attacco sull'agenda. Infatti salvato. E voilà. E adesso andiamo ad aprire il primo rotolino. Aspettate che li spostiamo qua. Cioè, davvero sono talmente... curati e chiusi perfettamente, che dispiace, però, però come fai, nonna? No, ma che meraviglia sono. Sono bellissime. Allora, andiamo subito a scartare il primo. Sono appunto su questa plastica qua, cerata qua, non so come chiamarla, sono lucidi, aspettatene, devo cercare di capire di qua, ok. Ecco qua. Ce la facciamo ad aprirlo uno, poi vado a richiuderle perché si srotolano, perché sono quelli appunto che si, come il nastro biadesivo, non so se avete presente, vi faccio capire meglio per chi non lo sa, però penso che tanti di voi conoscano, no, cioè, no, guardate la meraviglia, e questi andate a ritagliare e poi comunque, vedete, andate appunto ad attaccarli dove avete voglia, ma che belli. Che meraviglia, speriamo che... Allora, aspettate un attimino, che volevo prendere magari un foglio bianco, aspettate, così vi faccio risaltare meglio, perché ho la scrivania bianca, però è meglio sul ancora più bianco, perché sono fantastici. Qua ritagliate, fate mano, mille decorazioni, guardate che meraviglia. Cioè, sono una cosa incredibile. Poi hanno un po' di rilievo e veramente sono fantastici. E poi qua riparte con questo. Ah no, c'è anche la versione, no, no, va avanti. No, ma sono, cioè, una meraviglia assoluta. Che roba fantastica. Adesso andiamo ad aprire gli altri. Poi... seguitemi che vi farò decorazioni e andremo ad attaccarceli, perché sono una cosa fantastica. Adesso aspettate che lo rotolo bene. Poi qua li ritagliate, perché non sono preintagliati questi, no, dovete ritagliarli voi. Questi qua così, con appunto la carta plastificata sotto trasparente. E questo è il primo. Fantastico. Adesso andiamo ad aprire questo, cercando di non... che bello, che riesco a tenere questi così, non li rompo, perché mi piacciono. Ok. E anche qua, sempre super mega imballato, anche col sigillino, washi tape, bellissimo. Proprio curati in una maniera incredibile.
adesso anche qua andiamo a staccare. Abbiate pazienza perché non ho le unghie. Ho qua la mia bella pinzettina, però facciamo così con calma. Non avere più le unghie come una volta. Si fa fatica. Magari era di qua, né? No, no, di qua. È giusto. Sono io che sono in difficoltà perché non ho le unghie. Eccoci. Adesso dovremmo esserci. E voilà. Ce l'abbiamo fatta. La Nika ce l'ha fatta. Ecco. Adesso srotoliamo questa meraviglia. No, cioè, guardate quanto è bello anche questo, cioè io non ho parole, sono fatti benissimo, c'è i fiori fantastici, i colori stupendi, anche questo è bellissimo, fatto con la finestrella così, mi piace tantissimo, sono molto belli, molto molto belli, fatti bene, benissimo anzi. Adesso arrotoliamo anche questo. Anche questo si ritaglia, poi li attaccate, insomma. Io avrò mille decorazioni da fare con tutte queste meraviglie. E voilà. Andiamo ad aprire il terzo. Vediamo se riesco magari con la mia pinzetta a tirarlo su un po' meglio, così senza... questo mi sa, questo si è rotto purtroppo. Volevo tenere anche questa carta, però. E voilà. E anche questo super bello. Cioè, no, una cosa impressionante. Ok. Anche qua ce la facciamo forse un po' più velocemente di prima, sì. Ce l'ho fatta. Ok. Eccoci qua. E anche qua... Oh, aspettate che qua si è staccato. Ok. E voilà. No, guardate che belli che sono. Sono bellissimi. Adesso c'è il rosso... No, sono fatti veramente, guardate le foglie, tutti, ma sono fatti veramente bene. Cioè, dopo li appoggio anche sul bianco per vedere, far valorizzare un po' i colori, farvi vedere la bellezza che sono. Perché sono fantastici. Bellissimo anche questo. Adesso arrotoliamo. Non voglio andare troppo veloce, ma dopo sono, devo anche arrotolarli. E non voglio far durare il video 3 ore. Ecco qua. Adesso andiamo a aprire un altro con un'altra tipologia di fiori, ancora con un altro tipo di fiore e di colore. Oh, questo meno male si è salvato. Adesso andiamo ad aprirlo. Ok. E andiamo anche qua a tirare via per appunto dopo andare a richiuderli, perché se almeno non si srotolano tutti. E sono super belli, mamma, anche questo che colori, c'è un po' di varietà di colori, mi hanno mandato bellissimo, uno più bello dell'altro. E anche qua tanti fiori stupendi, foglie con un po' più marroni, e qua ci sono i fiori con l'azzurro che sono una cosa bellissima. Guardate che meraviglia. Sono super belli. Che dire? Non ho parole. Sono belli, sono belli. E voilà. Eccoci qua. Adesso, ultimo basso basso. Andiamo anche qua. I fiori, ancora fiori farfalline anche qua ci sono. Vediamo se anche qua riusciamo a togliere. No, se questo si è rotto, peccato.
Vabbè, ho gli originali sotto, ancora più belli. Anche qua, allora andiamo a togliere, appunto, qua. Stacchiamo il nostro nastro che li chiude, sempre con la sua scritta WT washi tape. E voilà. E anche qua abbiamo questa marea di fiori stupendi. Aspettate che qua sia attaccata così. Ok, le farfalline, qua ci sono in più anche le farfalle che sono bellissime, guardatele qua tutte. Aspettate che ve le faccio vedere più da vicino così. E anche qua, fantastici. Guardate, tutte le farfalle di tutti i colori, nell'azzurro, nel verde, l'arancio, questa rossa e viola. Questa qua, guardate che bella. Sono super belli. Mamma, guardate questo, ma che meraviglia. Però mi sa che va avanti all'infinito qua, con un diverso dall'altro, ma non posso srotolarlo tutto. Poi, se mi seguite, vedete le mie decorazioni che farò e quando le userò. Penso praticamente quasi subito. E sono bellissimi. Bellissimo. Adesso qua forse riparte, perché queste le ho già viste. Di lì. Però c'è parecchie, proprio ce ne sono su tanti. Cioè la cosa non è ripetitiva subito, subito. C'è parecchia striscia tutta diversa. E questo fa piacere, perché comunque sono belli. E voilà, anche questo così. E adesso ci sono questi tre più alti che andiamo subito ad aprire. Wow, io direi di iniziare con questo Holiday Concert. Vediamo se riusciamo a salvare. Yeah. E questi qua dovrebbero essere 1, 2, 3, 4 pezzi, vediamo. E questi sono già preintagliati, non sono da ritagliare. Adesso ve li faccio vedere bene. Ok. Questi praticamente sono sticker su washi tape, washi sticker, ecco, faccio per dire, per farvi capire, perché questo, in modo che lo aprite, ecco qua così, e voilà, vedete che già sotto bisogna stare attenti, e qua, mamma che meraviglia, vedete, questi sono già pronti, già ritagliati, vedete così, anche qua. Tutto il pezzo si stacca e già è tutto ritagliato. E questo è tutto un po' con le cosine della casa, ecco, i cestini, i libri, la teiera, la torta della cucina, vabbè, ci sono anche i vestiti, la candela, il cestino con i funghi. Vedete qua, fate così, quanto vi serve, volete quello, lo togliete, io si vado a togliere con la mia pinzettina, così. E poi qua riparte con la teiera, la torta, bellissimo anche questo. Questo è parecchio vintage. Allora, aspettate che vado a chiuderlo così non rovino niente, perché ci tengo tantissimo a usarli. Aspettate che qua si è staccato un pezzettino. E voilà. Ecco. Poi andiamo a aprire il secondo di questo set. E questo è tutto un po', vediamo, aspettate che qua si è staccato, ok, e qua abbiamo, vabbè, la tazza con i biscotti, il televisore, il gioco in scatola, che belli che sono i regali, che carini i maglioni, il pinguino, poi vabbè la chitarra Holiday Concert, e qua poi riparte dal televisore, e anche questi, logicamente, si staccano, sono già tutti ritagliati e voi dovete solo che toglierli e metterli sulla vostra agenda, già pronti, pronti all'uso. Aspettate che lo arrotolo. E voilà. Il terzo, questo, dove abbiamo anche la bicicletta, un unicorno gonfiabile, adesso vediamo, andiamo a vedere. Sono curiosa. No, abbiamo staccato al contrario, aspettate. E voilà. Ok.
il cestino con le fragole, vedete l'unicorno, anche questo vi faccio vedere, si toglie così, la bicicletta, la ruota panoramica, una bella borsa, tipo un picnic, la tenda, bellissima la roulotte, che carina, e poi qua riparte con il cesto delle delle fragole, scusate, ci sono anche le arance, però avevo detto giusto. Adesso lo chiudiamo e andiamo a fare vedere anche questo, che fa parte appunto sempre del set qua da 4. E anche qui abbiamo un po' di cosine, libro, la torta, lo zaino, il barbecue, che bello, la bicicletta, potete fare un po' di punti, modi picnic, una bella decorazione. Qua riparte dal libro, la torta, e anche qua sempre lo mostro giustamente per correttezza, per farvi vedere, anche qua si staccano, sono appunto sticker su washi tape, su rotolo praticamente, perché sono già ritagliati, sono già pronti all'uso come sticker, ecco, però sono washi tape, fatto washi tape a rotolo, e questi appunto altri così. Adesso andiamo con questi qua, madonna, guardate che belle bamboline, che belle bambine. Allora andiamo a aprire questo e voilà, scartiamo, ma che meraviglia, che bello. Allora, questi sono tre belli grossi, perché appunto hanno queste belle bambine che fanno da mangiare, cuoche bambine. Andiamo ad aprirlo così e aspettate che qua si è staccato. Allora, vediamo. Si è staccato il guantone, fa niente. E anche questi, come si è già visto, sono tutti già ritagliati, pronti da staccare e usare. E questo è tutto a tema, qua il guantone manca perché è rimasto attaccato qui. E cucina di, appunto, una pasticcera lei praticamente. Ci sono le torte, il mattarello, insomma tutte le cose per fare i dolci, e ci sono anche i dolci, la torta e tutti i dolci. Riparte così con lei, bellissimo, colori fantastici. E voilà. Ok, e poi c'è quest'altra che penso sia giardinaggio, questo sì. Andiamo a staccare piano piano, eccoci qua, ecco, e anche lei giustamente adesiva. E qua ci sono appunto lei che fa la giardiniera, i guantini, le piante, insomma gli attrezzi appunto per fare l'orto, il giardinaggio, perché qua penso che sia questione anche di orto più che giardinaggio, sì, orto, giardino, quello che è. Bellissimo anche questo. Adesso aspettate che, oh, si è attaccato qua. Aspettate che togliamo un attimino il foglio che qua non serve adesso. E l'ultima di questo set, che da 3, è questa con tutto il cucito, che bello. Allora, qua, così. Sempre anche questa ve la mostro, si staccano tutti i pezzi che ci sono, i disegni, e sono sticker, vedete anche qua il rocchetto, la macchina da cucire, proprio stile vintage questa, eh? Vedete qua così, e potete andare già pronta per andare ad attaccare sulla vostra agenda. E qua c'è lei che appunto è una sarta, si vede, gli piace cucire. Vedete, riparte da lei con i rocchetti, i bottoni e tutto qua. E c'è parecchio anche prodotto. E queste qua, così. Era appunto quest'altro set da 3 con queste belle patatine. E adesso qua ci sono appunto altri 3 con altri mestieri, altri hobby, insomma, vedi, qua c'è già questa che piace colorare, dipingere. Adesso andiamo a vedere subito. Allora, 1, 2 e 3. Andiamo con il primo, che è sempre, qua non c'è la bambina, vediamo, guardate che qua, così,
piano piano che non voglio staccare tutto. Ok, e qua ho staccato la torta. Qua ci sono appunto gelatoni, frappè, biscotti, teiere, tutta. No, c'è lei, eccola, che è un'altra che fa i dolci, però è diversa da quella di prima. Qua c'è anche il caffè, i muffin, la mocca del caffè, anche qua un po' stile vintage, bellissimi anche questi. Qua riparte sempre con lei, e anche questi sono sempre già ritagliati, comodissimi, perché vengono tirate via proprio come sticker. Uno, vedete che si è appiccicato su qua, e voilà. Poi il secondo è questo, andiamo ad aprire qua, ok, e qua c'è tutta la pittura, vedete le tempere, i quadri, la tavolozza con i colori, e c'è lei appunto, gli acquarelli, e qua riparte ancora con lei, e anche questo si staccano e sono sticker. Si staccano anche bene, senza rompersi né niente, bellissimi, fatti veramente bene. E adesso andiamo con l'ultimo. Aspettate che li arrotolo, perché sennò... L'ultimo, che è un po', vediamo, anche qua si tratta... Qua però prima c'era l'orto, adesso qua credo che sia tutto un giardinaggio di fiori, bellissimo. Vedo già dei fiori stupendi. Andiamo ad aprire qua, e voilà, eccoci, infatti i guantini, la forbice, il nastro, ecco qua, guardate che meraviglia. E poi c'è qua ancora lei, e anche qua sempre ritagliati già, preintagliati, e si staccano, bellissime, e c'è su parecchissimo prodotto, ce ne sono molti, molto, molto. E adesso credo di averveli fatti vedere tutti, sì. Andiamo a chiudere anche questo qua. Oh. Eccoci. Chiudiamo il nostro rotolino. E io adesso ve li faccio. Metto qua tutti a carrellata, perché sono uno più bello dell'altro. Questi poi sono dei fiori. Sono una cosa fantastica. Sono veramente bellissimi. E niente, io adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, e vi ricordo di andare sotto nell'info box, il sito, c'è cioè il link, andate, dei Washi Tape Shop, c'è anche il codice sconto con la Nika 10 del 10%, ve lo ricordo, scorrete, andate sotto nell'info box, ringrazio loro, ringrazio voi che mi seguite, vi do appuntamento al prossimo video, ciao, bacioni dalla Nika!